Ormai intorno alla settima ora di questo walk around incontriamo Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma. Oddio, le domande sono quasi esaurite, però Paolo in qualche modo avrà qualcosa da dirci un pochino anche riguardo a quello che ha detto in apertura sull'informazione riguardo a questa vicenda dell'eutanasia. Lo Stato italiano, così come lo Stato dell'informazione, in questo momento è assolutamente vegetativo, questo ho detto in apertura e così ho scritto ai giornali nei giorni scorsi. Uno Stato vegetativo è quello in cui viviamo perché non si muove, è completamente immobile, statico, in assenza totale di vitalità nei confronti dei diritti civili, quelli che loro chiamano i temi eticamente sensibili e che noi chiamiamo diritti civili, e stagnano in questo coma appunto vegetativo delle istituzioni. Stiamo camminando per loro, stiamo camminando intorno a loro e nemmeno questo li smuove, cioè nemmeno il camminare con le nostre gambe riesce a smuoverli. Loro, parlo del palazzo, ma parlo anche dell'informazione, se non fosse per Liberi TV e per Radio Radicale e per alcune altre televisioni, Napoli TV ho visto, c'era anche qualche giornalista freelance, non fa notizia che Mina Welby e che una serie di compagni e militanti siano qui a camminare per 20 ore. Tu hai detto sono già 6, noi prevediamo di farne altre 14, così ci troveremo qui stanchi ma contenti di aver camminato per un diritto. Speriamo che facciano un movimento molto più semplice dal palazzo alle nostre spalle, che è quello di calendarizzare la legge di iniziativa popolare, la proposta di legge di iniziativa popolare su cui abbiamo raccolto 70.000 firme e su cui online la petizione è arrivata già a 100.000 firme. Siamo qui con Mina, con tutti i compagni, anche quelli tanti dell'Associazione Radicali Roma che hanno raccolto quelle firme e che aspettano un movimento che faccia vedere che lo Stato è vivo, e allora magari per lui, per questo Stato, non ci sarà bisogno dell'eutanasia. Domanda rapida all'autore di Lettere eretiche, che abbiamo, diciamo, abbiamo fatto un'intervista su questo libro all'inizio di quest'estate. Secondo te, riguardo a questo ritardo, ormai è un anno che giacciono là quelle firme, ecco, è più un'ingerenza della Chiesa che vuol fermare tutto in qualche modo, in modo diciamo sommerso si interessa e agisce affinché non vada avanti questa calendarizzazione, oppure effettivamente è proprio una arretratezza politica delle forze che sono attualmente in Parlamento? L'elemento clericale c'è, e io lo sottolineo sempre, ma in termini di genuflessione preventiva, così la chiamo, delle istituzioni nei confronti dello Stato, del Vaticano e quindi della religione cattolica in quanto tale. A proposito di Lettere, mi ricordo che all'inizio di ottobre, cioè un mese dopo, solo un mese dopo che avevamo depositato questa proposta di legge, scrissi a Michele Serra, il quale nel rispondermi con un po' di ritardo disse: speriamo che nel frattempo, cioè lui pensava ingenuamente che in un mese avremmo risolto la questione, speriamo che nel frattempo venga calendarizzata e discussa questa importante proposta di legge di iniziativa popolare. Ecco, quel frattempo non ha fine, è un frattempo infinito. Con buona pace di Michele Serra probabilmente dovrà rispondere a una mia nuova lettera dicendomi: guarda, ingenuamente ho sperato che dopo un mese fosse tutto risolto. Dopo un anno ancora niente risolto, le istituzioni potrebbero fermarci in questo momento stesso dicendo: domani è in calendario, dopodomani è in calendario, e la nostra iniziativa non violenta avrebbe il suo esito. Ne avrà un altro, che è quello di aver testimoniato col nostro corpo quello che tanti malati non possono testimoniare nemmeno con la loro voce. Grazie a Paolo Izzo, segretario di Radicali Roma.